grazie molto per essere qui questa sera, grazie davvero per aver accettato questo invito, grazie alla Compagnia di San Paolo, grazie a Fastweb per averci aiutato a rendere possibile questo evento, grazie a Camera, voglio salutare il suo presidente che ho perso, eccolo, grazie Emanuele per averci ospitato, e alcuni di voi avranno visto questa piccola ma credo veramente interessante mostra nella sala attigua. Avrete visto qualcuno di voi questa piccola mostra nella sala attigua, una mostra di acquerelli di Sergio Ricosa, al quale questa conferenza è intitolata, e io volevo ringraziare molto non solo la famiglia Ricosa per l'averla resa possibile, ma anche Sara Scordari che l'ha allestita e il nostro piccolo team per essersi valorosamente impegnato nell'organizzazione e della mostra e di questa conferenza. Ovviamente il ringraziamento più grande è a Vernon Smith per aver accettato questo invito con il consueto entusiasmo e con la consueta amicizia. Questo è il primo discorso Sergio Ricosa organizzato dall'Istituto Bruno Leoni. Il discorso Sergio Ricosa si affianca al discorso Bruno Leoni che l'Istituto organizza dal 2008. Anche quella serie di conferenze era stata avviata da Vernon, questa volta a Milano. Sempre di conferenze si tratta, ma le conferenze per un istituto come il nostro sono un modo per segnalare una prospettiva, un'ambizione intellettuale. E lo stesso vale per i nomi che si danno alle conferenze. Ora, noi siamo ben consapevoli che il professor Ricosa, che è venuto a mancare nel marzo dello scorso anno, era un uomo schivo e poco propenso all'autocelebrazione. Ma queste celebrazioni si fanno per chi rimane, non per chi se n'è andato. Si fanno per tener vivo il ricordo delle persone e, tenendo vivo il ricordo delle persone, per attirare interesse su quanto ci hanno lasciato, affinché quanto donne e uomini hanno scritto continui a vivere anche quando loro non ci sono più. Questa conferenza, la dedica di questa conferenza e anche la piccola mostra che l'accompagna vogliono essere per noi anche, come dire, un segno di gratitudine, di una gratitudine che il tempo non cancella. Sul dedicatario di questa conferenza abbiamo voluto preparare un piccolo video, sicuramente non esaustivo, sicuramente non perfetto, anche perché non può esistere la società perfetta e neanche i video perfetti, ma che credo spieghi perché questa figura ci è tanto cara. Se possiamo. Sergio Ricosa è stato uno dei più importanti economisti italiani del Novecento. È stato sicuramente il più importante economista liberale classico, liberista, avrebbe detto lui, del secondo Novecento, ed è stato un appassionato divulgatore e anche un insuperato divulgatore delle idee della libertà. L'economia di Ricosa, cioè concetti semplici, ricchi di significato e che arrivavano dritti al cervello e alla sensibilità della gente, insegnavano qualcosa non soltanto agli economisti che avevano poca voglia di imparare, ma alla gente normale, anche coloro che economisti non erano e anche coloro che l'economia non avevano mai studiata. Ci sono stati almeno due Sergio Ricosa nella scienza, poi c'è Sergio Ricosa nella pittura, nella musica, nella società, ma due nella scienza, e il primo era fortemente quantitativo. Nell'ambito della ricerca operativa, Sergio Ricosa si occupò specificamente di programmazione lineare, e la programmazione lineare è un sistema matematico per risolvere ottimizzando i problemi. È un po' paradossale che se ne fosse occupato con tanto entusiasmo proprio lui che poi fu il propugnatore dell'elogio dell'imperfettismo
Ma ripeto, ci sono due Sergio Ricossa, uno più quantitativo e uno più politico o politico-economico. Per Ricossa era importantissima la storia economica. Lui diceva che la sua famiglia rappresentava una conferma della cosiddetta legge di Clark, per cui in tre generazioni si passa da lavoratori della terra a lavoratori dell'industria a impiegati del settore terziario. E proprio riflettendo sulla storia economica, su quanto sia migliorato il tenore di vita della popolazione in Occidente, a cominciare dalla rivoluzione industriale, che Ricossa arriva ad apprezzare sempre di più il valore e l'importanza del sistema di mercato. Ricossa era contro gli economisti della perfezione, questo era il senso della fine dell'economia, cioè la fine di un'economia perfettista, e attaccava in modo convincente e anche divertente, perché era uno scrittore straordinario, questa visione dell'economista come mago che con lo strumento adatto, con la formula giusta, con l'abracadabra della situazione avrebbe risolto qualunque problema. Uno degli episodi ormai era avanti negli anni e molti di noi, non suoi coetanei ma vicini di età, avevamo finalmente avuto il coraggio di dargli del tu, perché lui ce l'aveva chiesto sempre e noi non lo usavamo. E io gli portai a vedere un lavoro di Sergio Ricossa, risalente agli anni 60, per invertire una matrice, cioè una tabella matematicamente definita, tramite macchine meccanografiche, prima che si diffondesse l'informatica. E Sergio Ricossa disse: ma no, non è possibile, non l'ho scritto io questo lavoro. E io gli chiesi molto prudentemente: scusa, tu sai che esiste un altro Sergio Ricossa? Sergio Ricossa era un uomo molto schivo, ma era anche un autentico protagonista del dibattito politico e culturale del nostro paese. È stato un editorialista brillantissimo. Nel 1986 si trovò ad arringare un'autentica marcia contro il fisco. Nel 1995 difese come un leone la televisione commerciale dai tentativi di regolamentarne ulteriormente la pubblicità. Insomma, i suoi sono stati autentici tentativi, vere battaglie per rendere l'Italia un paese un po' più liberale. Il problema è di questo genere, una specie di treno lanciato a tutta velocità, sto parlando della finanza pubblica, un treno senza freni lanciato a tutta velocità. Ebbene, prima di poter invertire la marcia ce ne vorrà, ma noi non desisteremo e continueremo ad andare avanti. Il professor Ricossa è sempre stato attento a considerare Adam Smith come l'autore non di uno, bensì di due libri, La ricchezza delle nazioni e La teoria dei sentimenti morali. E dove altri, soprattutto in quel periodo, vedevano il problema Adam Smith, egli al contrario vedeva la straordinaria ricchezza e profondità del filosofo scozzese. Per questo non siamo soltanto molto grati a Vernon Smith di aver accettato questo invito, ma gli siamo particolarmente grati per il tema che ha scelto. Vernon Smith è stato, come sapete, il pioniere e il fondatore dell'economia sperimentale. Attualmente è professore di economia alla Chapman University, ha insegnato a George Mason, all'Università dell'Arizona, a Caltech e in molti altri prestigiosi atenei. Il suo approccio all'economia nasce, come tutte le grandi scoperte, da una genuina curiosità. Come noto, il primo tentativo di esperimento in economia si deve a Chamberlain, che pensò di avere dimostrato in quel modo che i mercati non potevano essere efficienti. Gli esperimenti di Vernon Smith hanno avuto altro esito. Ciò che gli esperimenti di mercato fecero per me, ha scritto, fu portare alla luce quelle costruzioni ideali, la tendenza all'equilibrio, l'efficienza, la concorrenza, delle quali avevano parlato gli economisti classici. Davanti ai miei occhi, continua, delle persone con informazioni isolate, che quindi non avevano alcun sentore delle finalità che stavano perseguendo, massimizzavano i guadagni derivanti dai risultati dello scambio e dell'equilibrio approssimato. L'importanza del valore conoscitivo delle acquisizioni di Smith è testimoniato dal premio Nobel conferitogli nel 2002 e dagli straordinari riconoscimenti tributatigli da tante università e istituti di ricerca in tutto il mondo. Ma pure il lettore non economista, non scienziato sociale, non può non rendersi conto del rilievo
dei suoi risultati teorici, leggendo per esempio La razionalità dell'economia, che abbiamo avuto l'onore di pubblicare qualche anno fa, che è un libro centrato sulla contrapposizione tra razionalità ecologica e razionalità costruttivista, un libro nel quale gli esperimenti svolgono proprio la funzione di aiutarci a comprendere la prima, a comprendere la razionalità ecologica. Io non voglio portarvi altro tempo, abbiamo già cominciato in ritardo, comunque sia non siamo qui solamente per sentirmi, ovviamente. Voglio solo ringraziare una volta di più l'Istituto Bruno Leoni per l'impegno che ha messo in questa conferenza, voglio ringraziare il suo presidente Franco De Benedetti per la costante pazienza e voglio ringraziare una volta di più Vernon Smith per aver accettato di essere qui con noi e gli cedo la parola. Well, thank you very much, Alberto. Buonasera e grazie mille Alberto, è sempre un piacere immenso visitare Italia e specialmente quando sei tu il mio ospite, perché mi trovo sempre benissimo. Grazie mille Alberto, spero che si possa replicare molto spesso e molto presto anche una mia venuta in Italia. Allora, il mio argomento di stasera è un argomento a cui io tengo molto, devo dire, perché come studente laureato nella Università del Kansas nel 1950, quindi un po' di anni fa, ho letto ovviamente La ricchezza delle nazioni. Nessuno ha mai detto che ne ha scritto un altro di libro, non solo questo. La ricchezza delle nazioni ovviamente è considerato la fonte privilegiata della filosofia naturale, anche dell'economia e di tutti gli studi economici, ma ci sono anche dei lavori sulla psicologia sociale. Le ha studiate circa 150 anni prima di tutti gli altri, quindi la psicologia sociale faceva parte del suo lavoro, un lavoro estremamente interessante, perché Adam Smith stesso pensava che il suo primo lavoro tra i due fosse il più importante ed aveva ragione, in effetti. Hayek diceva che tutti noi viviamo simultaneamente in due mondi, quindi il mondo della nostra famiglia, degli amici, delle vicine di casa, delle comunità, e poi un altro mondo, il mondo esterno, quindi il mondo dei mercati. E secondo lui questi due mondi erano in conflitto. Quindi la distribuzione dei risentimenti, degli interessamenti erano in contrasto, quindi erano collegati in tutte le persone del mondo, ma c'era qualcosa che metteva in equilibrio questi sistemi, quindi questi sistemi cercavano di entrare in equilibrio se le persone seguivano le regole della giustizia e normalmente della giustizia sociale. Quindi Adam Smith ha scritto un libro su ciascuno di questi due mondi. Uno di questi era ovviamente La ricchezza delle nazioni, ma l'altro era La teoria dei sentimenti morali, sulle regole che seguiamo nelle nostre comunità, nelle nostre associazioni e che modellano il comportamento umano. E questo ci dà l'idea delle regole che noi seguiamo. Quindi era una sorta di previsione di come i governi poi avrebbero appunto regolato la vita degli stati. Quindi sono regole naturali che rientrano non solo nelle regole del mondo sociale ma anche di quello dei mercati e vengono dalla correttezza. E in
questa slide voi vedete Smith il newtoniano. Perché? Smith è stato molto influenzato da Newton, perché Adam Smith aveva 4 anni quando è morto Newton, nel 1727. E me lo ricordo perché Newton è morto esattamente 200 anni prima che io nascessi. Quindi io sono nato nel 1927, per cui una cosa molto importante da sapere su Newton, che lui aveva dimostrato che tutte le osservazioni quotidiane sui nostri corpi, sulle masse, sull'universo in generale, sulle funzioni che ha l'universo, possono essere spiegate da leggi invisibili. Le leggi dell'inerzia, della gravità, che sono completamente invisibili ai nostri occhi, alla nostra percezione comune, ma lui è stato in grado di dimostrare che queste leggi invisibili regolavano comunque tutte le nostre osservazioni, ed è stato un po' quello che ha fatto Adam Smith, perché lui era interessato proprio alle fonti invisibili delle regole che ordinavano e governavano e governano ancora la nostra vita in comune, in armonia all'interno delle comunità, e anche le regole che regolano, scusate il gioco di parole, i mercati. Quindi le fonti e anche le forze fondamentali delle operazioni che regolano la nostra vita economica e delle quali noi non siamo consapevoli. Quindi l'ombra lunga, diciamo, di Newton ha coperto anche Adam Smith e anche altri scrittori dell'illuminismo. Quindi vorrei parlarvi stasera di esperimenti che sono stati motivati anche dagli studi che ho fatto, e vorrei parlarvi anche dei primi esperimenti che hanno stabilito che l'idea che ogni azione delle persone sia diretta a massimizzare i risultati funziona bene anche nei mercati. E quando si applica alle relazioni personali invece si vede che non funziona per niente. Vorrei farvi ora vedere alcuni esperimenti semplici che interessano invece i mercati in questo caso. Qui vedete un mercato nel quale ci sono compratori e venditori. Un compratore che vuole comprare annuncia un'offerta, che è la parte blu. Quindi il compratore vuole comprare a un certo prezzo e questo è mostrato in blu sullo schermo. Quindi questo è il modo in cui è organizzato il mercato, due parti, offerta e domanda. Il rosso è per chi vuole vendere, quindi ovviamente soltanto chi fa l'offerta sa il valore vero di quello che offre, e ovviamente è da quello che riesce a ricavare un profitto. Ovviamente dall'altra parte abbiamo i compratori che sanno quanto vogliono pagare, quindi chi vende hanno in testa il loro valore al quale vogliono vendere e ricavano un profitto da questa differenza tra il costo reale e il costo di vendita del loro prodotto. Quindi vedete le contrattazioni, qui vedete $6, questa era l'apertura, e vedete tutta la sequenza di scambi e di contrattazioni. Vedete che c'è una nuova offerta, ogni volta che c'è una nuova offerta si apre e si chiude il contratto. Quindi tu vedete esattamente l'andamento delle contrattazioni.
Allora, ora vedete tutti i valori degli acquirenti. Gli acquirenti che sono stati assegnati a tutti gli acquirenti dall'alto in basso. Prendete i valori dei venditori, ordinateli dal più basso al più alto. Lì notate che molto in fretta si trova un equilibrio tra questi due prezzi, ma nessuno sa quale sia l'equilibrio, perché ciascuno ha soltanto le proprie informazioni. Quindi questo esperimento dimostra il concetto che le persone che hanno informazioni private, personali, non pubbliche, nella domanda e nell'offerta, nel corso del tempo riescono a trovare un equilibrio nel proprio mercato. Questo è stato un esperimento recente, invece questo è stato il primo di cui mi sono occupato, vedete, gennaio 1956, quando ero un assistente. E ho lottato molto con questo esperimento, perché tutti credevano in quel tempo, a metà del XX secolo, che il mercato competitivo fosse un'idea astratta, che fosse molto improbabile che si riuscisse ad avere questa situazione nel mercato reale, perché tutti sapevano. Tutti avevano informazioni sul mercato, ma in realtà non era così. E quindi, tipicamente, se si va a una gara, a un'asta, si sa quello che siamo disposti a pagare noi, ma non quello che sono disposti a pagare gli altri, ovviamente. E questo succede quando si va sul mercato a contrattare. Quindi in qualsiasi asta voi andate, vedete un'equazione della legge della domanda, perché inizia al prezzo più basso e man mano che le offerte vengono fatte il prezzo si alza finché non ne rimane uno solo di acquirente. E ovviamente le persone mano a mano sono scoraggiate dall'aumentare del prezzo, ma ovviamente non si può sapere prima il valore e il prezzo, ma qualcuno può immaginarlo. Quindi io pensavo che ci fossero anche altre variazioni. Come vedete, c'è anche un caso asimmetrico dove nell'equilibrio la maggior parte del profitto va all'acquirente e non al venditore. C'è stato anche un altro esperimento eseguito verso la fine degli anni 50, inizio degli anni 60, e poi anche 25 anni dopo, negli anni 80, dove l'esperimento di mercato era molto molto più complesso, quindi fatto tramite computer anche, ovviamente. Abbiamo iniziato a fare esperimenti sulla contrattazione dell'energia elettrica o gas naturale, e anche oleodotti. Questo è stato fatto verso la metà degli anni Ottanta, e alla fine siamo stati in grado di fare questi esperimenti in Australia, in Nuova Zelanda e in altri posti nel mondo, e diventò uno strumento di acquisto e vendita della resistenza nella liberalizzazione dell'energia elettrica. Tutti pensavano che non fosse possibile organizzare il settore energetico con i mercati, e abbiamo fatto l'esperimento e funzionò. Quindi cosa sono venuti da noi e ci hanno detto: cos'è che non funziona nell'esperimento? Quindi questo era è stato un ottimo modo per dimostrare il tipico di pratica da utilizzare se si vuole iniziare a mettere sul mercato qualcosa di nuovo. E poi abbiamo fatto questo esperimento, penso nell'89, non è stato pubblicato, l'abbiamo pubblicato successivamente. Questo è stato fatto in laboratorio. Diciamo che facciamo un esempio: siamo in una stanza con 11 persone e a caso
vengono assegnate le posizioni 1 o 2 nel gioco e allora, la stessa, quindi abbiamo qualcun altro nella stanza che è l'avversario e il gioco viene giocato una volta. Quindi se sei il giocatore 1 e ti sposti a destra e ciascuno di voi guadagna $10, se si passa alla persona numero 2 la presunzione è che ci sia una sinergia tra 1 e 2, quindi se uno passa al 2 la dimensione della torta viene aumentata, quindi da $20 si va a 40. Quindi se due muovono a destra e se si va a $18 il 15% di aumento e poi si prende un aumento del 150% per se stesso oppure può spostare verso il basso. Quindi questa è quella che noi chiamiamo una trust game, un gioco di fiducia. E nel momento in cui noi avevamo fatto questo esperimento erano state pensate, elaborate altri giochi e siamo arrivati al punto in cui la persona 1 passava alla persona 2 e abbiamo preso un caso estremo, abbiamo cercato di testare il limite inferiore del risultato e nel testo abbiamo creato una situazione in cui entrambi potevano prendere tutto il denaro, quindi cercavamo di scoraggiare il fatto che uno poteva prendere del denaro giocando al ribasso. Quindi, la teoria in questo modo dimostrava che l'autointeresse stretto non avrebbe dato il risultato sperato. Quindi, analizzando i giochi, quindi vediamo che si parte dall'assunzione che c'è una conoscenza comune, che tutte le persone autointeressate non erano saziate. Secondo, il proprio payoff era importante ed era quello che serviva per far prendere la decisione. E poi bisognava invertire la sequenza di gioco, quindi vedere che cosa avrebbe fatto l'altro. Quindi l'altro giocatore veniva motivato a giocare al ribasso, per cui tendeva a passare. Questo era il modello e questi erano, scusate, non ci sono dati. Alberto, non ci sono dati. Comunque, il 45%. C'erano 98 coppie che hanno giocato a questo gioco, il 45% ha giocato a ribasso, il resto è andato a destra, due terzi hanno mosso verso destra e gli altri verso il basso. Le due persone stavano violando questo concetto di autointeresse. Guardiamo, andiamo avanti un attimo. Ecco, qua ci sono dei dati. Non so perché si è perso nella disposizione delle diapositive. Comunque, quindi il modello autointeressato era falsificato dai risultati dell'esperimento, ma per Smith questi giochi di fiducia non erano una sorpresa, non sarebbero state una sorpresa, però lui assunse che tutti sono autointeressati. Adam Smith nel secondo libro partì dal presupposto che tutti partono dal proprio interesse, quindi sembra una contraddizione, ma non è così e voglio spiegarvi perché non è una contraddizione. Vedete che noi diciamo nei giochi di fiducia con i due terzi dei giocatori 2 vanno a destra, mostrano molto rispetto
per gli altri giocatori, è opposto all'autointeresse. Quindi è da qui si assume che esiste un autointeresse. Vediamo prima il primo assioma. È una conoscenza comune dell'autointeresse che man mano che uno è più è meglio, diventa meno dannoso. Quindi perché abbiamo bisogno di questa consapevolezza per poter essere eterointeressati? Perché la conoscenza, dobbiamo sapere chi trae vantaggio e chi invece viene leso da questa azione, quindi diventa essenziale. Per cui se qualcosa fa male a te ma fa bene a me, io però potrei fare una scelta che fa bene ad entrambi. Quindi se entrambi sono autointeressati, quindi se qualcosa fa male a te vuol dire che ti fa ancora più male, per cui la conoscenza di questo ci mette in una posizione di vantaggio. Quindi imparare le regole che seguiamo, lui Smith descrive queste regole come regole che in qualche modo diminuiscono, rendono umili il concetto di autointeresse. Nella teoria dei sentimenti lui è andato avanti 41 volte, parla di maturazione, imparare a seguire le regole man mano che cresciamo per poter vivere in armonia con tutto ciò che ci circonda. Quindi ecco una diapositiva molto breve che io uso sempre, che diciamo contiene l'essenza del libro, un libro di 300 pagine. Quindi i sentimenti riguardano la socialità umana come condotta. Condotta è una parola settecentesca che non viene più utilizzata molto, perché nel Settecento si parlava di quello che va fatto, mentre invece la condotta indica quello che fanno le persone, per cui sono schemi di azione, schemi di persone. Per cui le lingue sono diverse e molto importanti per capire come Adam Smith utilizzava le parole. Riguarda tutto il seguire le regole, quello che Adam Smith diceva, parlava di giusto, ingiusto, quindi essere adatto, essere idoneo alle norme delle culture. Le regole vengono alla luce per consenso. Quando noi c'è qualcosa che a qualcun altro non piace, noi ci ricordiamo dalle espressioni del viso, da qualcosa che viene detto. Facciamo le cose che piace a loro, per le quali hanno sentimenti di gratitudine. Quindi lui parlava di fellow feeling, di comune sentire, quindi di relazioni. Quindi le relazioni sono condizionate da questo. Quindi esiste poi la nozione di equilibrio ed è lo spazio delle regole, non è soltanto il risultato, ma anche gli esiti vengono inclusi. Equo, giusto, viene indicato come riferito al fair play, al comportamento leale, opposto a scorretto, non ingiusto, perché si tratta delle regole del gioco. Le azioni sono segnali che trasmettono intenzioni, e le persone reggono sempre le intenzioni nelle azioni degli altri, e questa è una parte importante in cui Adam Smith lo modella.
le proprietà intesa come correttezza, propriety, diventa poi proprietà. Quindi da propriety in inglese a property, da correttezza a proprietà in un ordinamento civile di governo. Quindi bisogna considerare 25 anni dopo, quindi abbiamo considerato che questo nuovo esperimento, quello che vogliamo fare con attenzione alle proposizioni di Adam Smith è fare una variazione all'esperimento, quindi abbiamo in qualche modo cambiato le coppie. Quindi vediamo che a destra si muove 12, quindi se due non collabora e si sposta sotto, vedete che prende ancora un pochino di soldi. Quindi abbiamo un nuovo gioco, abbiamo utilizzato 49 coppie, abbiamo un pochino più della metà che gioca verso il basso, che comunque perde non proprio tutto, ma ottiene sempre qualcosa, perché abbiamo comunque cambiato le coppie. Quindi i due prendono due terzi che rispondono con l'atteggiamento cooperativo e quindi non vanno, diciamo, nella direzione verso il basso. Quindi vediamo che il modello di autointeresse non dà i risultati sperati. Quindi gli esperimenti degli anni 90 soprattutto hanno visto degli aggiustamenti alla teoria e questo è stato fatto con gli studenti americani quando si va al Colonist Club e si lavora con gli adulti, assolutamente ci sono gli stessi risultati, quindi si cerca di replicare questo tipo di esperimenti. Allora, dicevo, sono stati introdotti due aggiustamenti alla teoria negli anni 90. Il primo è stato, allora, aggiustiamo le preferenze di payoff dell'altro giocatore. Quindi il mio payoff, quindi la funzione di utilità, è il payoff dell'altra persona. Quindi ovviamente tutte le persone dovevano essere anche interessate a ciò che arrivava all'altra persona, non solo a se stessi. Quindi c'è stata, diciamo, una corrente che si è interessata proprio a questo tipo di esperimenti. E poi un'altra è stata una nozione di scambio, cioè l'idea che muoversi in due verso destra, quindi quando qualcuno fa qualcosa per noi si vuole restituire il favore, quindi si è chiamata reciprocità. La cosa importante che vorrei sottolineare è che tutti questi due approcci sarebbero comunque stati rifiutati da Adam Smith. Perché li rifiuterebbe? Direbbe che il primo lo considererebbe falso. Quindi non si tratta di utilità, ma si tratta di relazioni tra persone e delle regole che governano queste relazioni. Quindi di questo si sta parlando. Non era un utilitarista, assolutamente no. E il secondo aggiustamento non è erroneo, ma sarebbe inadeguato perché dà soltanto un nome, un'etichetta a quello che le persone fanno, ma non aggiunge nulla di nuovo. Perché vi è reciprocità in un gioco che si fa una volta sola? Quindi c'è un'affermazione nei sentimenti che spiega perché i due terzi dei giocatori due non si accaparrino la gran parte del denaro. La chiamiamo affermazione di beneficenza 1, a pagina 78. Allora, se si legge quello che dice Adam Smith, e bisogna leggerlo con molta attenzione, si trova questa affermazione che esce un po' dalla
dalla logica del libro stesso, effettivamente. Quindi l'affermazione dice che solo le azioni adeguatamente motivate, quindi intenzionali, quindi le azioni intenzionali che vanno a beneficio altrui, meritano una ricompensa. E il motivo consiste nella gratitudine che gli altri provano in conseguenza di tale azione. È un'affermazione semplice a prima vista. Chiaramente spiega che cosa succede in questo gioco. E in special modo perché vedete che uno non ha dovuto passare a due. Lui ha potuto muovere a destra e invece non muovendo a destra e giocando al ribasso, diciamo che intraprende un'azione di consenso. Ovviamente, poiché tutti hanno un autointeresse, può muovere al ribasso verso due e si aspetta che due faccia la stessa cosa. Quindi c'è una sorta di conversazione tra i due giocatori, pensiamola così, per vederla dal punto di vista di Adam Smith, ovviamente. Inoltre, ricordatevi che le coppie sono appaiate in modo casuale. Che cosa significa? Che diciamo che voi giocate come giocatore 2, che cosa avreste fatto se fosse state nella posizione 1? Ed è la stessa cosa che si sta chiedendo il giocatore 1, proprio perché le coppie sono appaiate in modo casuale. Quindi meno dei due terzi dei giocatori 1 gioca al ribasso, ma sono di fronte all'incertezza di ciò che farà il giocatore 2. Col giocatore 2 non si ha nessuna incertezza, perché 2 vede che il giocatore 1 gioca al ribasso verso di lui, quindi sa che cosa fa l'altro, sa qual è l'azione di uno. Ma uno invece, quando gioca al ribasso, quindi muove verso il basso, ha una certa percentuale di incertezza. Vedete le proporzioni del giocatore 1 e del giocatore 2 che entrano in questa incertezza di movimento. Quindi Smith ci fa capire tutte le mosse che vengono fatte in questo gioco, non soltanto le mosse fatte dal giocatore 1 prevedendo che il giocatore 2 faccia la stessa cosa nei suoi confronti. C'è anche però un'altra affermazione, sempre a pagina 78, che dice che la beneficenza è sempre volontaria e non può essere estorta con la forza. Quindi scegliere di non agire in modo benefico, quindi una mancanza di benevolenza, ed è così che la chiama Smith, non richiede alcuna punizione, perché questo genere di azione tende a non causare mali positivi, lui li chiama. Quindi nei giochi di fiducia non dovremmo attenderci che i giocatori 2 provino risentimento se il giocatore 1 non passa la mossa verso di loro. E questa affermazione implica che se venisse data l'opportunità di scegliere il giocatore 2, i giocatori 2 non punirebbero i giocatori 1 per non aver passato la mossa a loro. E quindi come facciamo a testare tutto questo? Con un altro gioco di fiducia che è simile a quello di prima, ma ora il giocatore 1 decide di passare la mano e di passare a 2, e 2 può scegliere o 12-12 o 10-10, che potrebbe punire il giocatore 1 per non avergli passato la mano. Quindi quante persone fanno questo? Nessuna. Queste vedete i risultati, vedete abbiamo 23 persone che muovono a destra e queste 23 persone vedete che hanno passato ai 2 e 23 giocatori 2 hanno scelto di passare a destra, quindi nessuno ha scelto di punire il giocatore 1. All'inizio abbiamo fatto questo test con 25 coppie e non credevo ai miei occhi che nessuno avesse punito.
Allora, andando avanti, esiste un'altra affermazione, l'affermazione di ingiustizia 1, che dice che solo le azioni inadeguatamente motivate, quindi intenzionali, che vanno a danno altrui, meritano una punizione, e questo trova motivazione nel risentimento che gli altri provano in conseguenza di tali azioni deliberate. Quindi prendiamo il gioco originale e aggiungiamo giocatori 2 che possono rifiutare l'offerta di cooperazione dal giocatore 1. Quindi i giocatori 1 possono scegliere e i giocatori 2 possono punire. Quindi questo test prevede che i giocatori 2 puniscano in alcune situazioni e non in altre. Quindi, per farvi vedere i risultati, abbiamo preso l'affermazione di beneficenza 1 e di ingiustizia 1 e le abbiamo analizzate. Qui ci sono dei risultati per capire come si modifica l'analisi di questi giochi nell'ottica di Adam Smith. Quindi ovviamente sappiamo che tutti siamo autointeressati, come abbiamo detto prima, ma l'azione è guidata dal sapere chi venga danneggiato o beneficiato da una determinata azione e dalla deduzione dell'intenzione. Quindi le persone non scelgono secondo il loro autointeresse, ma secondo altri principi, questi principi che ho menzionato ora. Il danno, il beneficio e l'intenzione sono desunte dalle azioni alternative che non vengono intraprese ed è molto importante quando si giudicano le intenzioni vedere che cosa gli individui potevano fare e non hanno fatto. Abbiamo effettuato degli esperimenti con giochi di fiducia dove non c'erano mosse a destra, quindi bisognava muovere in basso. E in questi giochi ovviamente diciamo che il peso, la ponderazione andava sulla defezione, quindi in questo caso si poteva vedere facilmente il modo in cui le persone riuscivano a leggere il gioco guardando alle azioni che non venivano intraprese. Ed ecco perché Adam Smith aveva ragione nel dire che il contesto è tutto, perché la stessa cosa in un contesto diverso può avere un risultato diverso e può implicare delle azioni alternative. Allora, il punto 4 qui, vedete che la beneficenza intenzionale genera gratitudine che ha la tendenza a generare una ricompensa, mentre il danno intenzionale genera risentimento che quindi genera una propensione alla punizione. E si torna all'applicazione di un'induzione inversa nell'albero delle decisioni che abbiamo visto prima. Quindi queste sono le modifiche e i cambiamenti che dobbiamo fare alla teoria dei giochi. E un suggerimento che emerge pensando nel modo in cui avrebbe pensato Adam Smith. Quindi qui diciamo vediamo nel gioco quello a destra, vediamo che vedete che circa il 24% degli giocatori 1 che hanno punito le persone, i giocatori 2 che hanno mosso verso il basso, ma se noi aggiungiamo questo alla punizione, vediamo che più giocatori muovono verso il basso, quindi il 54% invece dell'8, per cui
per cui dicono posso giocare verso il basso perché posso punire quella persona. Ma i giocatori 2 lo stanno interpretando come una minaccia. Quindi vedete, lui dice la beneficenza è sempre gratis. È una minaccia, è un elemento di minaccia, e questo si vede in forma di 2/3 che si spostano verso destra. Quindi questo vi dà un'idea di come possiamo, ripensare il modo in cui modelliamo i rapporti umani e come questo dà questo genere di risultati. Quindi Smith continua dicendo che beneficenza e giustizia sono i 2 pilastri della società, perché dice la beneficenza è meno essenziale per l'esistenza della società rispetto alla giustizia. La società può sussistere nello stato più gradevole, ma senza benevolenza, perché in pratica lui dice noi abbiamo entrambi di questi nel mondo però dobbiamo comunque scegliere, e dobbiamo farlo con giustizia, perché se non lo facciamo tutta la fondazione della società viene distrutta. Quindi dice la benevolenza è l'ornamento che abbellisce e non mentre il fondamento è supportato dalla giustizia. Quindi l'assunzione, l'affermazione 1 spiega i diritti di proprietà. Lui dice il comune sentire di risentimento, di azioni inadeguatamente motivate che comportano un danno in comunità fortemente legate sia all'origine che all'ordine giuridico. In quell'ordine le punizioni sono proporzionali al risentimento. E qui c'è una citazione diretta che dice: al crescere dell'entità e dell'irreparabilità del danno, naturalmente cresce il risentimento di chi lo soffre. E quindi la rule of law, cioè la regola di legge, il retaggio liberale classico, succede che come conseguenza porta la giustizia ad essere un residuo. Quindi la giustizia è quel che rimane dopo l'introduzione di una pena per le azioni giuste. La società cerca il buono, ottiene il miglioramento umano e scoraggia il cattivo. Quindi questo è il modo in cui si arriva al miglioramento umano, riducendo quelle azioni che prevengono il miglioramento umano. E quindi questo come lo riconduciamo alla ricchezza delle nazioni? Beh, all'inizio del libro Adam Smith parla di diritti di proprietà, parla di contratti, di diritti di proprietà, in modo tale che la gente dipenda meno dalla fiducia. E quindi in cambio, in uno scambio economico, si compensa la persona immediatamente per quello che ti dà. E pensiamo allo scambio economico come a qualcosa in cui c'è una gratitudine simultanea, reciproca, che viene riversata sullo scambio. Smith dice: dammi quello che io voglio,
e io ti darò quello che tu vuoi. E quindi l'idea è che tu devi dare per poter ricevere. E questo è qualcosa di estremamente parallelo nel mondo economico dello scambio sociale di cui parla Adam Smith. Nella ricchezza viene aggiunto anche un assioma fondamentale, ed è, perché vedete, Smith non cerca di spiegare perché noi abbiamo la propensione a scambiare, non cerca di spiegarlo, lo considera come un assioma. Io vi raccomando di leggere prima il suo primo libro, perché è qualcosa che, quindi la società economica nasce spontaneamente dallo scambio sociale, però lo prende come un assioma. Non ci occupiamo dell'economia moderna, lo consideriamo come consideriamo la tecnologia, le preferenze, tutte queste cose, e poi parliamo dei mercati che aggravano queste influenze anche nei risultati. Vedete che questo ha portato a metà secolo, quando io ho fatto i miei primi esperimenti, all'idea che le persone che non avevano l'informazione completa potevano trovare l'equità di mercato, mentre invece nei primi contratti, prima ci sono i contratti, poi ci sono i prezzi, poi nel momento in cui ci sono i prezzi le persone possono fare i confronti e quindi scoprono la specializzazione, che fa parte di quella informazione, diciamo, preferenziale che esce sul mercato. Per cui entrambi i libri parlano in realtà del processo di scoperta. Qui abbiamo un riepilogo dove si dice che la moralità viene scoperta come mezzo di regole che governano l'approvazione e la disapprovazione della nostra condotta, quindi diritto di proprietà, e questa è la fine, diciamo, lo scopo del suo primo libro. Quindi le affermazioni sulla benevolenza spiegano la fiducia e l'affidabilità nei giochi, anche quando non danno risultati positivi. Le affermazioni di giustizia spiegano la punizione delle azioni dannose, la benevolenza e la giustizia permettono il miglioramento psicologico degli individui, e nel suo primo libro parla del miglioramento psicologico, il secondo di quello economico. La benevolenza è un ornamento, la giustizia è il fondamento. La giustizia rappresenta, bisogna pensare come lo strumento, come lo spazio infinito di opportunità di un'azione che resta dopo il ricorso alla punizione per scoraggiare gli atti di ingiustizia. Quindi se si fa qualcosa di male, se tu fai qualcosa di buono deliberatamente, non sai quello che succederà nel futuro, quindi dobbiamo cercare di guardare indietro, quindi cercare di essere consapevoli di quello che abbiamo fatto in passato, di vedere, essere consapevoli di quello che fa male, quindi nel futuro agire meglio. Quindi da questo viene la nozione del concetto di libertà naturale, quindi nella misura in cui non si violano le leggi di giustizia, l'individuo viene lasciato perfettamente libero nel momento in cui non vengono violate le regole di giustizia. È per quello che dico, bisogna leggere il primo libro. Quindi questa è la prima condizione, e poi, quindi, poi si è liberi di perseguire il proprio interesse in modo libero. E poi raccomando, se avete letto La ricchezza
delle nazioni, adesso leggete la teoria dei sentimenti morali e poi rileggete di nuovo la ricchezza delle nazioni. Grazie. Ringraziamo tantissimo Vernon Smith per questa magnifica lezione e abbiamo un po' di tempo per prendere alcune domande che credo possano essere fonte di ulteriore illuminazione per noi sulla convergenza tra i due grandi lavori di Smith. Quindi chiederei se ci sono delle curiosità e pregherei Carlo di armarsi di microfono quanto prima. Recording, can you listen? Funziona? Does it work? Le chiederei una cortesia, mentre vediamo se funziona il microfono, se si può avvicinare presto questo. Prego. Thank you very much, Vernon, for this very Grazie Vernon per la sua lezione così interessante. Io avrei una domanda. Ha detto che Adam Smith non sarebbe stato d'accordo sul concetto delle preferenze sociali nelle relazioni sociali perché lui ha un approccio più procedurale che non conseguenziale, ma come avrebbe razionalizzato questo gioco rispetto alle relazioni che si sono create, secondo lei, come l'avrebbe visto? Allora, per il pubblico in generale, vorrei dire una cosa prima. Vorrei parlare di un gioco che non ho tirato in ballo prima, ma al quale ho applicato il pensiero di Smith. In questo gioco ci sono due persone e queste persone devono dividersi una data quantità di denaro, diciamo $20. Che viene dato da chi si occupa dell'esperimento. Quindi si offre appunto questa quantità e si può offrire una suddivisione di questa quantità. Per esempio, potete tenervi $18 e darne due all'altro e quindi quest'altra persona può accettare o rifiutare. Allora, in questo, ovviamente in questo gioco non si può offrire di 2 e tenersi 18 perché l'altro ovviamente rifiuterà. Quindi normalmente le persone tendono ad avvicinarsi a quello che sarebbe un'equa suddivisione. Quindi magari si tengono il 55% e ne danno il 45% agli altri o viceversa. Questo gioco è stato spiegato da un economista del comportamento che ha detto che si tratta di una suddivisione equa, quindi le funzioni di utilità normalmente hanno un pregiudizio in favore dell'uno o dell'altra parte che gioca. Ma questo non avrebbe funzionato molto bene con Adam Smith. E quindi torno indietro alla sua domanda sui giochi predittivi.
Le persone in questi giochi notavano che in media la maggior parte dei giocatori offriva, diciamo, una quantità equa. Perché offrendo solo il 10, 20, 25% della somma, l'altra parte avrebbe rifiutato. Quindi si parla qui di equità. Quindi che cosa fanno questi esperimenti? Hanno detto, allora, se si tratta di equità e divisione equa, allora se togliamo il diritto al veto, cosa succede? Quindi se togliamo al giocatore 2 la possibilità di rifiutare, cosa succede? Che ci sarà una suddivisione equa? No. Ma che cosa succede? Che qui si parla di denaro e quindi questo motivava, no, il gioco. Allora, se si effettuano dei giochi di predizioni con il proprio denaro e non col denaro di qualcun altro, quindi se il denaro usato nel gioco è denaro che si è guadagnati noi stessi, una spiegazione che dà Adam Smith è questa, che ovviamente le persone non hanno problemi a dare via il denaro degli altri piuttosto che il proprio. Ed ecco perché c'è questa differenza tra Adam Smith e quello che diceva lei. Grazie. Nella diapositiva ha mostrato che ha scritto se c'è equilibrio il giocatore gioca. In Italia abbiamo un problema dal momento che dal 1991 a oggi le persone giocano, preferiscono rinunciare al payoff e a stabilire una nuova regola. I giocatori rinunciano al premio e lo usano e hanno stabilito un nuovo ordine. L'equilibrio in Italia non esiste. Abbiamo il caos dell'equilibrio nel centro, abbiamo la violazione del caos e soprattutto abbiamo l'ordine. Quindi come possiamo cambiare questo tipo di stagione? Perché noi abbiamo una situazione drammatica in Italia. Io ho letto il suo paper, lei parlava di una differenza tra la faccia naturale, la fase naturale. Quindi non so se la fase successiva sarà una fase di costruzione. Io non ho capito bene la domanda, abbia pazienza. Il problema che stiamo vivendo in Italia è che c'è una situazione di instabilità dove non si riesce più a capire quali sono le condizioni di equilibrio che dovrebbero permettere l'equilibrio tra i giocatori. Si è creata una situazione di surplus cooperativo che permette ai giocatori di rinunciare ai loro payoff, che si determinerebbe in una situazione di spontanea confronto e scambio volontario, e imponendo invece un costo, una punizione, che permetta loro magari di ridurre il loro payoff, ma di stabilire delle condizioni appunto di stabilità che hanno poi si sono poi riflesse negativamente nel nostro sistema politico. Per cui il problema che si crea è come poter rimediare a questa situazione. Lei parla nel suo libro di una fase costruttivista a cui segue poi quella ecologica. Nella fase costruttivista c'è stata una forte trasformazione dello Stato in Italia. Siamo passati da una situazione in cui esisteva la rappresentanza e in questo punto è stata delegata ai partiti. C'è stato poi un principio di punizione
che è stato praticamente ridotto tramite l'approvazione dell'indulto. C'è questa fase qua, che è quella successiva, quella ecologica, nella quale poi non si è creato un ordine che è proprio emergente da questa situazione caotica, che ha determinato questa fase, una di caos, di disequilibrio economico, l'altra di una situazione ai margini del caos, e infine un ordine che però impedisce di poter agire spontaneamente, proprio perché c'è un intervento di terze parti nel rapporto tra i giocatori. Now you see why it is that Adam Smith favored small governments. Adesso capite perché Adam Smith preferiva i piccoli governi. Questa è la ragione. Perché si tendono ad intervenire nelle vite delle altre persone. Delega più autorità alle persone nelle relazioni quotidiane, nelle relazioni sociali quotidiane, e più autorità ai risultati che avverranno attraverso i mercati. E in qualche modo l'idea basica di giustizia, l'idea di base di giustizia avviene, si forma attraverso le azioni disegnate per ridurre il danno che viene perpetrato dai singoli soggetti, perché altrimenti permetterebbero alle persone permetterebbe alle persone di aumentare l'elemento di libera scelta. Quindi all'inizio abbiamo visto che nel mondo, nell'Europa del Nord, nel XVIII secolo, per la prima volta nella razza umana, abbiamo avuto un aumento sostenibile di ricchezza pro capite, ed è uscito esattamente da quel tipo di globalizzazione. E penso che io non ho seguito per tutto, perché non conosco i casi a cui lei fa riferimento, ma ci sono altre grandi assunzioni affermazioni in Adam Smith che possono essere utilizzate in questo caso, anche dal punto di vista politico. Perché lui dice: siamo molto più preoccupati che i nostri amici abbiano sentimenti nei confronti del nostro risentimento che non della nostra gratitudine. Quindi noi possiamo perdonare i nostri amici che non sono amici dei nostri amici, ma non possiamo perdonare i nostri amici se non hanno gli stessi nemici che noi abbiamo. Quindi queste affermazioni hanno a che fare con gli elementi fondamentali delle caratteristiche umane, che creano gruppi chiusi e gruppi aperti, quindi creano conflitti, che io credo è quello che analizza in un certo senso ad un livello molto fondamentale, che analizza la sua domanda. Ho una domanda veloce su un argomento molto importante che avrei voluto discutere col professor Ricossa, che siamo oggi qui ad onorare. Come applicherebbe la sua analisi a quello che credo sia il problema più importante che affrontiamo oggi in Europa, ovvero i rifugiati? Il problema dei rifugiati. Allora, voi avete rifugiati perché avete le guerre, perché le guerre esistono. Quindi, the kinds of warlike conflicts,
bisogna capire quali guerre, quali conflitti ci sono che generano rifugiati, perché ci saranno delle ondate inconsuete di rifugiati a causa di questi conflitti, ma non è la prima volta che le persone si muovono per migrare. Anche gli Stati Uniti nella propria storia hanno affrontato, soprattutto all'inizio del XX secolo, ha affrontato questi flussi in ingresso di rifugiati in massa verso la propria nazione. Anche il movimento che ha portato poi al proibizionismo negli Stati Uniti e il movimento anti-immigranti nasceva dall'idea che i migranti bevessero di più degli statunitensi, e quindi questo ha in qualche modo influenzato e spinto verso il proibizionismo in maniera sotterranea, ovviamente. Quindi ciò che non è visibile, e posso solo parlare per gli Stati Uniti perché è di quella nazione che io ho esperienza, ciò che non è visibile, come i migranti per esempio, sono una fonte di ricchezza. Loro, anche se non hanno delle competenze specifiche, sono i più propensi per esempio ad aprire nuovi esercizi commerciali, nuove società negli Stati Uniti, in Cina, nel Vietnam, in Giappone. Vanno e aprono non soltanto ristoranti, ma anche altri tipi di attività commerciali. Quindi gli Stati Uniti stessi sono il miglior esempio che le posso dare del valore della libera immigrazione, perché gli Stati Uniti è stato creato, fondato da migranti. E se andiamo a vedere la sua storia e la sua economia, questa è una legge. Quindi più transazione e meno beneficenza, meno benevolenza, è quello che sta dicendo? Gli immigrati saranno visti come quelli che rubano il lavoro, e questo è ciò che il nostro caro presidente dice sempre, sul quale pone l'accento. Ma da dove è venuto? Gli Stati Uniti sono arrivati da un periodo di crescita molto molto lenta, quindi di performance molto basse. E questo periodo ha creato preoccupazione tra le persone degli stati che votavano normalmente democratico nel Midwest. Si sono sentiti lasciati da parte, abbandonati. In un certo senso lo sono stati, ma a causa della situazione economica. Un'altra ragione di più per non seguire le leggi che poi hanno portato alla bolla finanziaria, al disastro che ne è poi conseguito, alla recessione, è comunque una causa primaria della depressione. Steve Gers e il mio collega ed io abbiamo un'opera proprio che parla della bolla immobiliare. Siamo andati ad analizzare 15 recessioni passate fino alla Grande Depressione, e abbiamo visto che quando c'è un aumento dell'attività immobiliare che è andata verso la Grande Depressione, c'è stata quest'onda che è partita dal 1926 e che è poi scoppiata nella Grande Depressione del 29. Quindi
le famiglie hanno visto la loro ricchezza scomparire quasi, o comunque venire diminuita grandemente a causa della Grande Depressione. Qual è la differenza con la situazione attuale? Erano il comportamento della Federal Reserve durante la Grande Depressione, che non ha esacerbato il problema in quel periodo. E comunque non l'ha neanche risolto, perché siamo poi ritornati alla situazione di prima. Quindi siamo ritornati poi ai livelli di crescita che avevamo prima del 2007, ma questo è stato il comportamento, questo è quello che voglio dirle. Professor Smith, la mia domanda riguarda gli esperimenti, gli elementi essenziali della sua esperienza in economia, e la domanda che vorrei porre è la generalizzazione dell'esperimento nella sua carriera e negli ultimi periodi in cui lei ha fatto questi esperimenti. Come ha trovato la consistenza in diversi tipi di posizioni, classi di persone, rispetto ai risultati che ci ha fatto vedere questa sera? Risultati che lei ci ha mostrato possono essere considerati più o meno gli stessi in varie nazioni, oppure i risultati degli esperimenti possono essere reattivi rispetto a condizioni diverse delle persone, a condizioni economiche, culturali, di paese? I giochi di fiducia e quelli che ho descritto, questi giochi sono stati fatti adesso in tutto il mondo, e non soltanto in culture e mercati diversi, ma anche in culture che sono meno avanzate, anche in tribù molto remote, che non hanno quasi nessuna connessione con i mercati. Gli antropologi hanno preso questi giochi e li hanno usati come veicoli, perché vedete questi giochi dicono qualcosa di molto essenziale sulle persone, su come vengono visti e le interrelazioni. Quindi questi giochi sono stati applicati a livello mondiale, e quello che è stato veramente sorprendente quasi per tutti, anche gli antropologi stessi si sono sorpresi, è stato che man mano che si va a contattare tribù sempre più remote, che hanno praticamente zero collegamenti con i mercati o con qualunque tipo di sistemi di scambio sofisticati, le persone diventano sempre più egoiste, sempre più autoreferenziati, sempre più egoisti. Nel gioco dell'ultimatum voi offrite $1, $2 e loro prendono tutto. Quindi quello che si impara da questo qual è? È che i mercati comunque tendono a socializzare, ad essere socializzanti, a migliorare
la nostra capacità di migliorare le vendite attraverso lo scambio sociale. E io penso che questo sia una delle cose più, dei risultati, delle scoperte più incredibili. E effettivamente Adam Smith aveva fatto un commento interessante, aveva detto che le persone che vivono molto vicino all'autosussistenza, che fanno fatica a trovare da mangiare, hanno poco tempo per preoccuparsi del loro vicino, hanno poco tempo, per cui c'è anche fatto una riflessione su questo, per cui vedete, il buon comportamento è una questione di essere abbienti, di essere benestanti, di avere la possibilità di generare surplus, di generare ricchezza che si può condividere con gli altri, per cui più questo succede, più abbiamo la possibilità di generare più felicità. È stato molto interessante, mi chiedevo solo se i suoi esperimenti dedicati per la maggior parte al comportamento umano, se dessero risultati diversi se ci fossero i computer a partecipare al gioco sui mercati liberi come quelli che abbiamo su internet, dove le intelligenze artificiali sostituiscono gli esseri umani. Sì, penso che le intelligenze artificiali attraverso la scienza abbiano aperto la possibilità che tutto sommato per me e per te non c'è più molto da fare. Io penso che gli esperimenti sono stati utilizzati per testare gli esseri umani e per testare l'efficacia della capacità decisionale degli esseri umani nei confronti delle intelligenze artificiali. E io nostro laureato non è un professore associato. Lui ha cercato di vedere se poteva prendere esperimenti applicati a soggetti umani e vedere in che misura potesse replicarli con l'intelligenza artificiale, e ha ottenuto dei risultati interessanti tutto sommato, a condizione che però non ci fosse la necessità di adeguarsi a cambiamenti sostanziali esterni, a cambiamenti esterni, ad eventi esterni. Vedete che ci sono cambiamenti cambiamenti dell'ambiente, la gente si adatta, gli esseri umani almeno sono in grado di adattarsi meglio delle entità artificiali, però chiaramente quella scienza sta crescendo e quindi darà risultati sempre migliori in termini di di prendere decisioni dinamiche, decisioni consapevoli. Quindi questo andrà sempre migliorando. Mi stavo chiedendo, abbiamo menzionato questi giochi, il Dictator Game per esempio, mi stavo chiedendo se l'età possa avere un'influenza nelle decisioni prese, perché io ho giocato in posizioni diverse nel Dictator Game, completamente diverse, e appunto mi chiedevo se l'età potesse avere un ruolo, potesse avere un'influenza nelle decisioni di tipo economico.
Yes, ages. Beh, penso proprio di sì, penso you proprio know, che molti di questi esperimenti sono stati replicati e rifatti con persone di età diverse a partire da 5 anni. Ovviamente il bambino di 5 anni si tiene tutti i soldi, non ci pensa due volte, è ovvio, per un bambino di quell'età, perché non è ancora socializzato. E Adam Smith parla di questo, effettivamente, dice, certo, è così. La gratitudine, il risentimento e le regole che ne conseguono ovviamente hanno a che fare con la maturità della persona e variano molto quindi da un bambino piccolo a un adulto. Normalmente gli adulti sono più tolleranti rispetto a comportamenti errati perché hanno più comprensione, quindi confrontando quello che dice lui la fiducia e la correttezza ovviamente mutano nell'evoluzione da bambino ad adulto. Mi ha parlato dell'ultimatum game, non mi ricordo in effetti altri confronti con altri giochi, ma comunque l'età fa una grande differenza e normalmente segue l'evoluzione e la maturità della persona. Adam Smith è una persona molto socievole e il concetto che Adam Smith fosse un campione di individualismo non aveva senso perché lui amava la socialità, era una creatura sociale, assolutamente sì. E questo non significa che secondo lui gli individui non siano liberi, anzi lui dice che purtroppo non sono mai completamente liberi perché ci sono sempre delle regole di interazione. Vede, per Smith potrebbe essere stato un problema, avrebbe potuto avere dei problemi a immaginare un retroterra psicologico in queste interazioni. Per lui non era nemmeno possibile, in effetti, perché la psicologia che sta dietro alla condotta e al nostro comportamento nell'esperienza sociale non era qualcosa a cui lui pensava. Vedeva tutto questo come un esperimento mentale di un individuo che è stato cresciuto in un certo modo, magari isolato, e quindi si chiedeva, ma questa persona cresciuta in un ambiente isolato può avere un'idea diversa da quella che potevano avere gli altri se questa persona fosse stata deformata, per esempio, se avete avuto una deformazione, una menomazione e fosse stato portato nella società e avesse avuto uno specchio per vedersi, avrebbe avuto una reazione diversa rispetto a quella che aveva quando era isolato? Perché le altre persone ci vedono come uno specchio di se stessi. E quindi questa metafora dello specchio è una metafora molto potente. Quindi riusciamo a vedere noi stessi negli altri e vediamo come gli altri ci vedono. E quindi ovviamente man mano che si cresce e si matura ci rendiamo conto che gli altri ci guardano nello stesso modo. Ecco perché questo comune sentire reciproco. Lui usa parole come armonia, comune sentire, queste metafore
che hanno a che fare con molte cose, per esempio la metafora della musica, la discordanza, le corde, l'armonia, come ho già detto prima, perché è il modo in cui lui le pensa ed è un modo molto bello di pensarle, perché si concentra sulla reazione, la relazione, e non sugli esiti o sui benefici. Non è il suo modo, comunque. Allora, in relazione alla domanda di prima, ha parlato del test che replicano il comportamento umano nell'intelligenza artificiale. Sono curioso perché, visto che ha parlato di comune sentire e interazioni sociali, ci sono degli esperimenti che li accomunano a comportamenti dei mercati, il mercato che è un mercato lontano, e come queste teorie possono essere influenzate dal modo in cui questi mercati si muovono, che si basano sugli algoritmi, quindi sempre più impersonali. Quindi sono solo curioso di sapere se questo tipo di esperimenti sono stati fatti e se funzionano, e se sono stati applicati a un mercato algoritmico, e se ci sono ricerche fatte in questo senso, e se ci sono, se sono ancora applicabili al mercato finanziario, che oggi è sempre più automatizzato e quindi sempre più spersonalizzato, quindi lavora in modo automatico anziché umano e personale. Non lo so come si possa mettere questo tutto insieme. Potrebbe soltanto riporre la domanda, perché mi sono perso, abbia pazienza. Naturalmente, ecco, con il trading ad alta frequenza, vede, quello che ho letto a me sembra che sia un peso morto, che sia il nome di quel gioco. Per andare avanti, per andare avanti davanti al venditore, per poter vendere a meno prezzo inferiore prima che l'ordine arrivi, ci sono delle quantità di denaro enorme che vanno avanti e indietro da una parte all'altra del globo a velocità incredibili. Questo non ha creato nessun tipo di nuova ricchezza, anzi ha distrutto la ricchezza. E l'industria della finanza, perché la prima cosa che bisogna pensare è che la finanza è un settore che fa parte del costo della produzione di beni e servizi che noi consumiamo. È un prodotto immediato, è un prodotto intermedio che ha un valore solo se vengono prodotti più servizi. Quindi questo è il modo tradizionale di pensare, no? Si producono più beni, si producono più servizi. Ma dalla metà degli anni 80
è la dimensione del mondo finanziario in rapporto al prodotto interno lordo è raddoppiata, però viene misurato in modo relativo. È passato dal 4% all'8%. Ma dove sono tutti i prodotti? Dove sono i beni? Dove sono i servizi? Io non li trovo. Quindi sospetto che siano che qualcuno dei benefici fiscali che abbiamo concesso nel trading ad alta frequenza, molti di questi sono stati organizzati attraverso tutte le aziende globali. Che questo significa che gli utili passano direttamente ai proprietari, i benefici vanno direttamente ai proprietari senza che il governo possa ottenere delle imposte. Quindi perché ogni dollaro che entra in un'attività economica viene pagato a qualcun altro, viene pagato perché si comprano dei beni e poi viene pagato alle persone come beneficio, come utile. Quindi il posto in cui bisogna fare l'imposizione fiscale è sull'individuo, perché la tassa sull'attività produttiva, l'attività di qualunque genere dovrebbe essere zero, nessuna. Perché i governi tassano? Perché è la cosa più facile da fare. E inoltre aggiunge i rapporti anche tra l'azienda e il governo, cioè è una diversione, è un enorme errore che noi continuiamo a fare negli Stati Uniti, perché penso l'imposta sulle società è stata creata nel 40, è stata introdotta nel 40 e attualmente l'aliquota di imposta sulle imprese è una delle più alte, una delle più elevate negli Stati Uniti, ma deve essere ridotta, perché dal punto di vista politico, perché il governo però vuole quei soldi, il problema è questo. Naturalmente non lo perdono, perché se la tassa è zero significa che comunque viene reintrodotta nel sistema economico, quindi viene poi ridistribuita come tassa sul reddito personale. Una domanda, ancora una domanda, anche se so già la risposta. L'economia comportamentale rappresenta l'essere umano come razionale. Non pensa che questo tradimento in qualche modo sopravvenga al concetto del programma? Sì, non la capita lui, non lo capita io, scusate. Quindi l'economia comportamentale rappresenta l'essere umano come razionale, principalmente razionale. Non pensa che questo significa tradire il programma, il concetto di razionalità naturale? Sì, parte di quello che lei fa riferimento a gli economisti comportamentali, vediamo, cercano esempi dove le persone sono irrazionali, naturalmente molti di loro li puoi trovare senza cercarli, no? E questo è stato diciamo una
una specie di nicchia, no? Ed è vero che la nozione di razionalità naturale è una nozione che riguarda non soltanto le azioni commesse dai singoli, ma sono le azioni dei singoli negli ambienti economici e sociali che sono in quell'ambito e quindi che loro governano. Quindi, e questa è naturalmente la prima cosa che Hayek sottolinea nei suoi scritti, e anche se lui ha diciamo in qualche modo andato verso David Hume, si è riferito più a David Hume che ad Adam Smith. Io penso che queste teorie, comunque questi concetti, li ritroviamo anche in Adam Smith. E anche per quanto riguarda i processi di mercato, questi processi di mercato comunque riguardano, io li chiamo razionalità naturale, quindi le scelte individuali che sono influenzate da queste norme, da queste regole del mercato che ci condizionano. Io credo che dobbiamo tutti ringraziare per quello che ci ha insegnato, per la sua straordinaria generosità di studioso.